Ed eccoci insieme per iniziare il mese di maggio. È il mese che tanti di noi amano, non solo per le rose o per gli sprazzi di estate che si iniziano ad assaporare, anche se qualche volta maggio non ci ha proprio regalato sempre sprazzi di maggio. E il mese di maggio era uno dei mesi più belli che amava anche Padre Pio, l'abbiamo detto tante volte, ma ripeterlo non ci fa male. E il mese di maggio noi lo amiamo perché è il mese che la devozione cristiana dedica a Maria, dedica alla Madonna. E allora anche noi iniziamo questo mese in compagnia di Maria. E lo facciamo proprio in un certo senso sintetizzando le nostre riflessioni fatte in queste ultime tappe sull'amore cristiano. E lo facciamo prendendo ancora una volta le parole del cardinale Van Thuan, il quale praticamente presenta Maria sotto il titolo della madre del bell'amore. È un titolo che dovremmo mettere nelle nostre litanie. Vedete, la Chiesa ci ha dato le sue litanie, quelle ufficiali, le cosiddette litanie lauretane, ma quando noi amiamo con il cuore di figli la Madonna e sentiamo il suo amore, che è un cuore di madre, bene, noi potremmo comporre le nostre litanie. Maria madre del bell'amore. E sentiamo come il cardinal Van Thuan parla di questa madre dell'amore bello. Maria, dice, è come la luna che riflette tutta la bellezza del sole che è Gesù, tutti i suoi sentimenti, particolarmente il suo amore. Fuori dalla Santissima Trinità, dice il cardinale Van Thuan, non si trova amore uguale al suo per amare Dio e l'umanità intera. Maria è la madre del bell'amore. Per questo lei è tanto amata dal popolo cristiano e anche da molti non cristiani. Come si fa a non amare una madre? Non possiamo amare meglio che unendoci all'amore bellissimo e tenerissimo della Vergine Maria. Perché Maria possiede, continua Van Thuan, la più squisita arte d'amare. Vogliamo imparare ad amare Gesù, vogliamo imparare ad amare gli altri? Guardiamo Maria. Questo ci sta dicendo il nostro amico oggi, venerabile e che ci guarda dal cielo, Francesco Van Thuan. L'arte di amare è amare come Gesù. Perché? Perché Gesù è l'amore. L'arte di amare è amare come Maria. L'arte di amare è amare come ha amato Teresa del Bambino Gesù, che ha detto nel cuore della Chiesa: io voglio essere l'amore. Ripetiamolo oggi, anche noi all'inizio di questo mese di maggio, ripetiamo le stesse parole di Santa Teresina del Bambino Gesù. Nel cuore della Chiesa io voglio essere l'amore. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!